Sarà un mese di giugno davvero in musica per il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, che si prepara una serie di concerti che toccheranno le più svariate sonorità. Questo pomeriggio alle 18 sarà la volta della musica contemporanea, domani alle 17 il preludio al sogno con la classe di arpa e venerdì, sempre alle ore 17, l'esibizione dell'orchestra Junior Classica. Tre concerti che segneranno anche la fine dell'anno accademico del Conservatorio, come sempre punto di riferimento per chi ama la musica e l'arte in generale. Junior Classica nasce dall'Orchestra Sinfonica Cittadina, nasce nel 2007, ha avuto una sua evoluzione, poi durante la pandemia, convenzione con Conservatorio e Liceo Musicale nel 2022, per cui abbiamo sentito il dovere di andare avanti in questo progetto e portare i ragazzi a condividere un momento di musica, di formazione e di condivisione in generale. È fondamentale per il conservatorio cercare di aggregare al massimo possibile tutte le risorse che ci possono essere nella città e quando si è presentata l'occasione di poter creare questa compagine giovanile non ce la siamo fatta scappare. Il conservatorio si spende con l'offerta dei locali e con anche l'aggiunta di alcuni allievi dei corsi accademici, con il corso di avviamento alla direzione d'orchestra. Cosa che però speriamo po possa portare dei frutti. Suonare è difficile, ma suonare insieme, contrariamente a quanto uno magari non del mestiere può immaginare, è forse ancora più difficile. Ci stiamo cimentando in questo programma molto impegnativo che vedranno la partecipazione del coro degli adulti. Ed è bello questo perché abbiamo tre generazioni, dai nipoti ai nonni. Quello di domani sarà la conclusione della rassegna dedicata alla musica contemporanea, suonare e capire la musica d'oggi, il ciclo di 8 concerti dedicati alla musica di Giorgi Ligeti nel centenario della nascita, finanziato con il contributo della Cassa di Risparmio di Alessandria. Il preludio al sogno sarà invece, come specificato, la rievocazione del mito d'Orfeo e del potere incantatorio della sua musica, un'occasione per viaggiare con le arpe e l'ensemble in sonorità ricche di sfumature, alternando suggestivi momenti dalle tinte delicate con trascinanti ritmi ricavati dalle tradizioni popolari delle diverse parti del mondo. Sarà infine la volta del concerto dell'Orchestra Junior Classica di Alessandria, in collaborazione con la rassegna Orchestra in Provincia e non solo 2024, un concerto che vedrà anche il coro Viva il Coro diretto da Monica Elias, con gli allievi che fanno parte del corso di formazione. Gli appuntamenti prenderanno forma nella sede del Conservatorio a Palazzo Cuttica in via Parma e saranno solo alcuni degli eventi di questo giugno che proseguirà ancora con tanta musica.